Holight mi ha mandato altre due luci per la bici, la RN1500 che ho già e l'RN120 che invece è una luce posteriore. Grazie a quest'altra RN1500 potrò fare la combo di avere due luci nello stesso momento in bici, quindi una montata sul casco per avere sempre la visuale di dove vado e un'altra luce messa invece sul manubrio per avere comunque una visione ben illuminata della strada che sto andando a percorrere. Due luci secondo me sono la combo perfetta per andare di notte senza alcun tipo di problema. Invece l'Olight RN120 è una luce molto più piccola e posteriore, farà una luce rossa e avrà degli attacchi molto particolari che andiamo subito a vedere. Iniziamo quindi l'unboxing, questa l'ho già aperta dalla curiosità. Packaging sempre fatto molto bene, con la luce che si svita così. Andiamo subito a spellicolare. Ed eccola qua, piccolissima, tenendo premuto si accende. È una luce molto forte per una luce di dimensioni così piccole e si può mettere al minimo, medio o massimo, oppure con altre funzioni si può mettere che lampeggia lentamente, oppure che lampeggia velocemente, eccetera, eccetera. Molto molto comoda, piccola. Proseguendo con l'unboxing troviamo delle fascette, questo tacchino speciale che vi faccio vedere subito, un cavo USB a micro USB e un altro attacco per un tubo reggisella. Questo va semplicemente attorno al vostro tubo reggisella con questa fascetta di gomma, la si lega così, qui ci sta il vostro tubo e qui la vostra luce o light. Bam. Mentre invece questo è un attacchino molto speciale, come vi dicevo, perché va a incastrarsi direttamente sul carrellino della vostra sella, quindi vi basterà incastrarlo, se volete potete ancorarlo ancora meglio con delle fascette e la luce anche in questo caso si andrà a collegare qua. E boom, fatto, semplicissimo, comodissimo. Per ricaricarla, scelta molto ingegnosa, mettere qua dietro la presa. E voilà. Mettiamo questa RN120 luce posteriore da parte e proseguiamo con l'unboxing invece di questa RN1500. E ve l'avevo già fatta vedere in un video circa un anno fa, ma adesso sono qui a parlarvene di nuovo perché, come sapete, è il Black Friday, ci sono varie scontistiche e vi faccio vedere bene, che cosa c'è dentro il pacchetto? Packaging sempre fatto benissimo con le istruzioni. Ed eccola qui. Luce costruita veramente bene, molto solida in alluminio con l'attacco, diciamo, Garmin sotto. Anche questa è semplicissima da usare, un tasto solo sopra, la luce viene davanti e dietro invece abbiamo la porta per la ricarica. Questa invece è USB Type-C, molto comoda. Noi proseguiamo con l'unboxing invece, ci sono degli attacchini molto molto utili, diciamo, per questa luce, il che la rendono veramente molto universale e adattabile a qualsiasi tipo di situazione, che sia casco o manubrio. Qua abbiamo il cavo di ricarica e delle fascette di gomma di plastica per attaccarla con questo mount qua. Questo mount è quello specifico per il manubrio, si adatta a vari tipi di tubi, di diametro di tubi. E una volta fissato sul manubrio, bam, attacco Garmin e a posto. Dico attacco Garmin perché in realtà non so come si chiama di preciso, ma io lo uso anche per il mio Garmin, quindi è un attacco molto molto più solido degli standard che abbiamo con il Garmin e quindi anche durante delle discese normali preferisco mettere il Garmin su questo attacco Lite perché è molto molto più solido. Questo invece è un supporto per il casco, nel quale si mette sempre la GoPro in questo modo qua. Appunto con un attacco GoPro, diciamo, messo qua sopra. Perfetta. Con la classica vite possiamo anche regolare l'inclinazione e il gioco è fatto. Tengo premuto, bam. Ora le luci sono cariche, come vi dicevo, premendo una volta si ha lo stato della batteria, entrambi sono verdi. Tenendo premuto a lungo invece la si accende. Una e una due. Schiacciando una volta si cambia l'intensità della luce. Fanno davvero una grande luce, fidatevi. E invece premendo due volte velocemente si hanno delle funzioni un po' diverse che ci possono aiutare magari per strada, per farci vedere nel traffico, eccetera, eccetera. Premendo a lungo invece si spengono.
Come vi dicevo, sul sito Olight ci sono gli sconti per il Black Friday. Trovate la Olight RN 1500 con uno sconto del 30%, mentre invece la RN 120, quella posteriore, di uno sconto del circa 20%. La cosa bella però è che se le comprate in combo, c'è un bundle appunto della RN 1500 e il prezzo scende del 40%. Quindi andate al link in descrizione, andate a vedere il sito e acquistate la vostra prima luce perché andare di notte è davvero una sensazione unica. In più c'è un codice sconto che potrete usare sempre sul sito Olight e vi lascio anche questo sotto in descrizione. Come vi dicevo, secondo me questa è la combo perfetta da avere: luce posteriore per farci notare dalle altre macchine, luce frontale da mettere sul manubrio e luce frontale, sempre RN 1500, da mettere sul casco. Quindi non vedo l'ora di andarla a provare. Questa sera, infatti, prenderò la mia e-bike e andrò a provarla sul sentiero, secondo me, più difficile di Varazze. Difficile perché adesso è un po' rovinato dall'acqua e comunque molto pendente, roccioso. L'ho fatto di giorno, è fattibile con l'enduro. Adesso voglio provarlo di notte per mettere alla prova veramente queste luci Olight. Il sentiero di cui sto parlando è l'Hard Rock, ragazzi. Quindi non mi resta che andarmi a cambiare, aspettare la notte e ci vediamo sul trail. Ok ragazzi, ci siamo, ora sto salendo da una sterrata per andare a prendere appunto il sentiero più difficile di Varazze, che secondo me è l'Hard Rock, specialmente per le condizioni che adesso. E il sole ormai è tramontato, è buio, fitto, non ci vedo quasi niente e iniziamo a accendere la luce sul manubrio. Bam! Così al minimo. E ora accendiamo anche quella sul casco. Eccoci qua. Visibilità top. E continuiamo a salire. Continuiamo a salire, laggiù ci sono le luci di Varazze, Savona, eccetera, eccetera. Intanto qua andiamo su al minimo, così non sprechiamo tanta batteria. E in più ho acceso anche la luce posteriore, quella solo per fare un test di durata della batteria, però credo non ci siano problemi. Mi servirà poi dopo per tornare a casa quando sarò sulla strada con le macchine. Eccoci arrivati, ragazzi. Madonna della Guardia, a sinistra abbiamo Genova, laggiù in fondo non so se la vedete, mentre invece di qua a destra c'è Varazze. Salita zero problemi, sia perché ho l'e-bike, sia perché ho queste fantastiche luci e ci vedo davvero bene, nessun problema, anche quella dietro ha retto senza problemi, e sono salito al minimo, c'era qualche persona a piedi ma mi hanno visto senza problemi. E niente, ora bevo un po' del mio tè caldo perché fa davvero fresco. E poi mi butto giù verso l'Hard Rock. Ok, ci siamo. Settiamo la luce davanti al massimo. Medio, massimo. Stessa cosa per quella del casco. Medio, massimo. E guardate che luce che fa. Andiamo. Questa è un po' una sfida perché l'Hard Rock adesso è messo davvero tosto, diciamo, perché è un sentiero abbastanza ripido, soprattutto nella parte centrale. E l'acqua lo rovina davvero in un attimo. Per chi di voi lo conosce, avendolo fatto magari nella super enduro, fidatevi che non è così a posto adesso. E però dai, l'ho fatto di giorno. Wow! L'ho fatto di giorno con la mia enduro, quindi è fattibile. E la sfida è appunto provare a farlo anche di notte per vedere l'efficienza e l'efficacia di queste luci. Che bello scendere completamente nel nulla, illuminando soltanto il sentiero e vedere le luci di Varazze là sullo sfondo. Davvero una sensazione unica che chi di voi non ha mai provato vi consiglio di prendere delle luci e provare perché è davvero diverso da andare di giorno. Ok, qui finisce la parte un po' più soft e incomincia quella seria, quella hard rock. Luce sul manubrio e luce in testa è la combo migliore perché sul manubrio è un po' più bassa,
e si inquadra davvero bene per terra, mentre invece quella sul casco indirizza la luce dove noi stiamo guardando e dove dobbiamo andare. Prima parte è passata bene, adesso arriviamo al pezzo più tecnico e più ripido. Ultimo tratto ripido e tecnico, vediamo di passarlo indenne anche questo, dai! Oh yes, direi missione compiuta, il sentiero era davvero tosto, l'ho fatto sì di giorno, però di notte è tutta un'altra cosa. Però questi grandissimi RN 1500 hanno fatto il loro lavoro davvero davvero bene, non ho avuto nessun problema, non ho messo mai il piede giù, quindi ottima visibilità e davvero super super felice di potervi consigliare queste fantastiche luci. Anche quella posteriore adesso mi servirà per andare a casa sull'asfalto dove ci sono altre macchine, così mi potranno vedere senza investirmi. Yo! Ragazzi, il video finisce qua, che dire, controllate ancora le offerte del Black Friday qua sotto in descrizione, andate sul sito Olight e mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao!